L'imitazione dei marmi è una tecnica intrigante e divertente ed è una competenza che ogni decoratore professionista porta nel suo bagaglio di competenze. Per approcciare questa tecnica ti mostro come realizzare l'imitazione di un marmo semplice come il bianco venato. Il supporto deve essere liscio e levigato, quindi opportunamente preparato. Nel caso di supporto in legno, quindi applica un buon fondo per legno e leviga con una spugna abrasiva fine. I materiali che servono per imitare il bianco venato sono piattini di plastica puliti e una spugna di cellulosa. Dello smalto all'acqua bianco opaco o satinato. Servono dei colori acrilici nelle seguenti tonalità: blu di Prussia, giallo ocra, terra ombra naturale, nero, rosso magenta. Passiamo ai pennelli. L'importante è che siano di buona qualità e in pelo sintetico. Per i formati sono necessari almeno un pennello piatto squadrato e un pennellino sottile a punta tonda. La base del bianco venato è appunto perfettamente bianca. Io ho già preparato il mio supporto con fondo per legno e due mani di smalto bianco. Nel piattino metti poche gocce di nero, rosso magenta e blu di Prussia. Miscela i tre colori con un vecchio pennello, diluendo con acqua fino ad ottenere una tinta fluida nero-violacea. Ora prendi un pennellino piatto e tieni la spugna umida pronta a portata di mano. Intingi il pennello e tenendolo prevalentemente di taglio, procedi tracciando delle linee dall'andatura diagonale, cambiando anche l'inclinazione e quindi incrociando le venature fra loro. Puoi anche modificare l'inclinazione man mano che procedi, quindi tracciare delle linee anche leggermente curve. L'importante, come avrai notato, è procedere col pennello in maniera discontinua, come una sorta di tratteggio. Le linee dovranno sembrare tremolanti. Oltre alle venature che si incrociano, esegui anche alcuni ciottoli, chiudendo ad anello alcune venature. Tampona con la spugna umida le tue venature man mano che procedi nel lavoro. Le venature devono avere spessore diverso e questo lo puoi ottenere semplicemente ruotando il pennello tra le dita man mano che dipingi. Alcune vene sottilissime possono essere tracciate toccando solo con un angolo del pennello la superficie da dipingere.
Una volta completato il tracciato generale, vai a dare spessore ad alcune venature. Un trucco perché l'imitazione di un marmo sia verosimile è quello di distribuire le venature più grandi e caratterizzanti in maniera estremamente irregolare. Ad esempio, io ho eseguito 3 venature piuttosto grosse e sono concentrate in una zona, lasciando il resto della superficie piuttosto leggero e sgombro. Ho infittito poi anche in alcune zone le venuzze più sottili, solo in alcuni angoli. Se invece si piazzano 3-4 venature grandi, distribuite in maniera regolare per riempire il piano con una cadenza ritmica, ad esempio ogni 10-15 cm, l'inganno cade immediatamente, rendendo palese il fatto che si tratti di un'imitazione dipinta. Quindi non cercare di distribuire in maniera omogenea o di bilanciare la composizione, perché in realtà in natura i marmi non sono così. Ora, nel piattino intensifica la velatura nero-viola, quindi falla un pochino più scura, e con un pennellino piccolo a punta disegna all'interno delle venature più grandi delle venuzze più piccole e sottili, procedendo sempre con trattini o puntini. Ricordati sempre di tamponare ogni tanto con la spugna umida. Poi riprendi il pennello quadrato ed esegui alcune chiazze con il colore molto diluito e tampona sempre per sfumare. Ora lascia asciugare. In un piatto pulito adesso metti ocra gialla e terra ombra naturale. Miscela e diluisci con acqua fino ad ottenere una velatura con la quale creare delle chiazze anche abbastanza ampie da sfumare tamponando sempre con la spugna. Questa velatura si può applicare anche con una pennellessa più grande. Una volta asciutta, sopra la velatura giallastra, creare alcune chiazze anche con magenta miscelato a poco nero. Riprendi nuovamente la tinta giallastra per la creazione di alcune venature isolate più piccole, chiamate in gergo spine. Ora lascia asciugare alla perfezione prima di mettere un'eventuale protezione. Come hai potuto vedere, la realizzazione del finto marmo altro non è che la sovrapposizione di diverse velature. È proprio quello che conferisce l'effetto di verosimiglianza. Come e dove si può applicare la realizzazione dei finti marmi? Nel mondo dell'arredamento, del restyling mobili, si possono così decorare ripiani di console, tavolinetti da salotto, tavoli, oppure ancora ripiani di credenze. Effetti molto eleganti e sorprendenti si possono ottenere nella decorazione dei caminetti. La parte in muratura o in legno di un caminetto, vero o finto che sia, può regalare davvero molte soddisfazioni, soprattutto se si va ad abbinare diverse tipologie di marmo. Sulle marmorizzazioni eseguite su supporto di legno io applico Biotop, è una finitura protettiva antimacchia simile al Biotop opaco che mi hai visto utilizzare nei video precedenti. Questo ha la differenza di essere satinato ed è perfetto per le imitazioni dei marmi. Si agita bene il flacone e si applica con un panno in strato sottile. Poi si lascia asciugare alla perfezione. Una volta asciutto, diventa un ottimo protettivo antimacchia e idrorepellente da utilizzare solo per lavori collocati in interno. I marmi
che si possono imitare dipingendoli sono veramente tantissimi. Se ti interessa questo argomento, realizzerò altri video. Fammelo sapere giù nei commenti. Ora vuoi sapere tutto sul mondo del restyling e della decorazione? Sul portale manodopera.tv trovi i videocorsi completi su tantissime tecniche. Manodopera.tv, un buon lavoro inizia da buone basi.